Chelsea Manchester United. Chelsea Manchester United. È finita 1-1. No Ronaldo, no party. Respect Cristiano Ronaldo. Bisogna portargli rispetto. Tietenak. Prima partita senza Ronaldo e vamos. L'hai pareggiata e non l'hai vinta. Ma comunque, a parte il tutto. Di certo, che è finita 1-1, ma sappiamo la questione di Cristiano Ronaldo che non è entrato, che ha rifiutato di entrare, ma rimane sempre il fatto che rispetto a Cristiano Ronaldo non lo ha avuto dall'arrivo di Ten Hag. Metterlo in panchina per tutta la partita, nelle scorse partite panchinare Cristiano Ronaldo, cioè solo nel dirlo fa veramente schifo pronunciare questa di frase. Panchinare Cristiano Ronaldo, panchinare, vedere Cristiano Ronaldo in panchina non solo per una partita, ma per lo più di due, tre partite, per varie partite, vedere Cristiano Ronaldo in panchina fa veramente male, fa veramente male, anche per gente estimatore di Cristiano Ronaldo, vabbè. Comunque spero ovviamente che si riallacciano i rapporti, dovrebbe tornare la prossima. Dovrebbe riunirsi già per la prossima partita, ciò cioè dovrebbe essere disponibile. Dicevo, Ronaldo non parti, we need Cristiano Ronaldo. We need Cristiano Ronaldo. Anche i tifosi del Manchester United, se andate a vedere i commenti delle post su Instagram, tutti, no Ronaldo non parti, respect Ronaldo, eccetera eccetera. No Chris, no party. Ma comunque, a parte il tutto, nel ripetere tutta sta roba, ragazzuoli, prima che io inizi a parlare... A dirvi un po' la mia brevemente su questa di partita. Se vi va, lasciate un bel mi piace iscrivendovi, attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi contenuto che caricherò. Qui sotto vi lascio i link dei miei altri social network. E grazie mille per chi mi supporterà. Inizierei subito, ma subito. Casemiro nel finale. Casemiro nel finale. In complessivo, di certo, è stata una bella partita. Perché bella partita la possiamo racchiudere in bella partita per quel che è successo nel finale. Cioè, al 93esimo. A meno 3 dalla fine della partita, boom, se ne esce Bruno con un bellissimo assist e Casemiro di testa che fa una paperina, chiamiamola così, nonostante non si dice neanche così, ma comunque una piccola papera. Ma nonostante da quel che ho visto dalla TV era difficile da parare, ho visto anche il posizionamento in cui era Kepa. E poi il rigore di Jorginho, Scott McTominay che entra ubriaco in campo, entra veramente furibondo, furibondo, cioè calcio d'angolo si abbraccia Broja, come si dice, l'albanese, il giocatore, il punto albanese, ah, sì, albanese, e lo mette pienamente giù e lì era pienamente rigore. Ma se andiamo a parlare della partita un po' in complessivo, il Manchester United ci ha perso, il Manchester United questo risultato è come dovrebbe, e a parer mio, è una sconfitta per il Manchester United. È una sconfitta. Sapete perché? Per chi ha visto la partita avrà già capito tutto. Ma comunque, per chi non l'ha vista, ve la dico brevemente. Nel primo tempo, Manchester United ha giocato veramente molto, ma molto bene. Molto, molto bene, senza palla. Pressavano bene, se ne uscivano andando sulla fase offensiva con one touch, two. Touch, un tocco, due, ma è mancato l'ultimo tocco. È mancata lucidità avanti alla porta, perché questi, nonostante qualche parata di Kepa, potevano pienamente segnare almeno un gol o per lo più di più, e potevamo sicuramente parlare di tutta un'altra partita, perché il Chelsea ha fatto veramente male il primo tempo contro un United che ha giocato veramente bene, le occasioni le ha avute, ma non le ha sfruttate, non le ha messe in porta. E poi, quando succede questo, cioè hai le tue occasioni, non metti in porta, contro delle big, cioè come il Chelsea, la situazione si è ribaltata nel secondo tempo, perché tutto il secondo tempo il Chelsea ha fatto veramente una gran signora partita, un buon secondo tempo. Tutto quello che non ha fatto nel primo tempo l'ha fatto. Densità in mezzo al campo, equilibrio, tranquillità, precisione, se non uscivano bene con la palla, possesso palla, buon palleggio, intelligenti, non frettolosi, coprivano bene a centrocampo, hanno creato, cioè, hanno avuto densità, hanno coperto bene.
bene il centro, hanno coperto bene il centrocampo, hanno fatto un buon lavoro lì al centrocampo e hanno avuto pure loro le loro di occasioni. Dopo il rigore di Jorginho, il Manchester United hanno pienamente reagito, ha avuto una bellissima reazione, non hanno mollato un centimetro fino a che è arrivato il gol di Casemiro. Ma rimane il fatto che la partita, il complessivo, è stata una bella partita con tante occasioni sprecate. Tante occasioni sprecate, ma questa è una sconfitta per il Manchester United. Di certo, McTominay entra veramente furibondo e va a fare quel fottuto fallo e niente, non aggiungerei pienamente nient'altro, che dispiace per Varane, spero vivamente che non sia nulla di grave, ma era così proprio, stava pure piangendo, dispiace tantissimo, non vedere un giocatore come Varane, ma cioè dispiace veramente che Varane probabilmente salterà il mondiale, perché non ho la minima idea su cosa gli è successo, ma si è capito dalla sua di faccia, credo che sia qualcosa di grave. E che posso dire? Poi Potter, se si dice così, ha cambiato Cucurella facendo un bel cambio, perché poi ha trovato per lo più un po' di equilibrio mettendo Kovacic dopo la mezz'oretta, dopo 35 minuti, ma l'equilibrio l'ha trovato, come ho detto, nel secondo tempo, dove hanno fatto un buon secondo tempo, tranne i minuti finali, che lo United dopo il gol subito, lo United si è acceso nel finale e se ne sono usciti con la bella testata del grandissimo Casemiro, che ha fatto una bellissima partita pure lui, una bellissima partita sinceramente. Tutto lo United sono stati bravi, ma sono stati imprecisi negli ultimi metri nel primo tempo, perché il primo tempo poteva essere la soluzione per poter uscirne vittoriosi, ma comunque non l'hanno fatto. No Ronaldo, no party, we need Cristiano Ronaldo e speriamo torni, speriamo se ne vada a gennaio in qualche squadra che giochi a Champions League, sinceramente. Che qua lo United veramente. Io spero che se ne vada e che torni primis in Italia, ma comunque in una buona squadra che ha ancora da dare, sicuramente. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. E un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio e ciao, e andate a vedere il mio scorso video, il pagelle di Juventus Empoli, e grazie mille per chi lo farà, e grazie mille per chi mi supporterà, e ciao, goodbye guys, e alla prossima e niente, assolutamente. Finendo così, il Manchester United quinto a meno 1 dal Chelsea, 20 e 21, e adesso ciao. E dispiace che Zaccaria non stia ancora giocando. Secondo me questo qui con tanto dispiacere e tristezza tornerà. Mi scuso vivamente per questo. Ciao e continuo. Ho continuato. Alla prossima, è continuato. Dai, adesso basta. E ando un grandissimo saluto. E un grandissimo abbraccio. E ci becchiamo al prossimo video. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Ciao.